una rete incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati. Handball Talk post lockdown. Pierluigi Di Marcello insieme a me. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti gli appassionati, ben ritrovati. Finalmente Gigi, torniamo per parlare di pallamano vera, che già questa è una notizia, direi. Beh sì, dopo tutti questi mesi di lockdown in cui aveva, come dire, il tono delle nostre trasmissioni, per quanto potesse essere allegro, scanzonato e spensierato, ma era sempre viziato da notizie tutt'altro che confortanti, no? Quindi per il momento siamo straordinariamente felici di poter parlare nuovamente di pallamano giocata. Assolutamente sì, e si è giocata la prima giornata del nuovo campionato Serie A Beretta maschile, che è iniziato nel fine settimana scorso. Tra il 5 e il 6 settembre si sono giocate le prime partite. Tutto come ti aspettavi, tutto come non ti aspettavi? Inizio da Sassari-Trieste 24-24, per esempio. Eh sì, che dire, è stata, guarda, alla luce della campagna acquisti del Sassari, il pronostico probabilmente poteva pendere dalla parte sassarese. Il Trieste si è mosso un po' in sordina, ma chiaramente parliamo sempre di un mostro sacro della pallamano italiana che ha trovato probabilmente linfa vitale dal cambio societario, dai nuovi innesti, dallo stimolo e dalla responsabilizzazione ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno, di chi è rimasto, quindi degli storici. E tra l'altro, Matteo, giudicando anche l'andamento della partita, possiamo dire che se per il Sassari è un punto guadagnato, per il Trieste è un punto perso. Eh sì, l'ha buttata Trieste poi alla fine. Sì, probabilmente sì, si è fatta recuperare nelle fasi concitate del finale. Per il Sassari è andata bene così, insomma, ecco. Senti, ti posso dire, a parte Trieste, comunque bisogna dire che ha due ali di altissimo livello, perché ha preso questo Bratkovic che arriva dalla Little Star League francese, e da Piran ne ha fatti 10. Si è subito ripreso la sua Trieste alla prima partita con... Sicuramente è stato il man of the match in casa Trieste. Da Piran si è ripresentato in casa con tutto il bagaglio dell'esperienza acquisita nel campionato spagnolo, e probabilmente, anzi sicuramente, ha spostato gli equilibri della partita di sabato scorso. Trieste debutterà in casa la settimana prossima contro un'altra squadra che ha giocato una ottima partita, la Junior Fasano, che ha perso solo di misura con Siena, partita con tantissimi ex. C'erano due ex illustri, che sono Fobio e Dumnic, da una parte e dall'altra, però la partita l'hanno decisa due giovanissimi ex, perché Bargelli ha fatto il gol del più uno e poi Pavani, sempre per il Siena, ha parato il tiro decisivo del possibile pareggio di Fasano. A parte questo, Fasano ha comunque costruito, anche in questo caso, sappiamo che in casa Fasano è sempre una squadra difficilissima da affrontare, anche se con le porte chiuse questo cambia un po', ma ha costruito una rosa interessante, e quindi è una partita molto interessante, no? Quella di contro Trieste della settimana prossima. Assolutamente sì, si inizia subito a far sul serio. È ovvio che Fasano, senza il suo pubblico, senza l'ottavo uomo in campo, qualcosa, e probabilmente più di ogni altra squadra del campione italiano, perde, sta perdendo e perderà, e quindi non vede l'ora che si riapriranno le porte del Palazzizzi al suo calorosissimo pubblico. Questo probabilmente ha influito anche sul punteggio, però ecco, questo, Matteo, è un campionato in cui, ricordiamo, non ci sono i playoff. Ecco, come cambia secondo te questo? La corsa cambia completamente, no? Perché si arriva, intanto è lunghissimo, 5 settembre 2 giugno, lunghissimo, credo il più lungo di sempre, non ho guardato gli annali, ma credo il più lungo di sempre. E poi come cambia la strategia delle grandi squadre, la strategia di chi deve correre tutte le settimane e sa che non avrà stavolta, no, la seconda chance? Ai playoff hai sempre il modo di rialzarti, anche se in regular season arrivi quarto, quinto, magari poi ai playoff la rimetti in piedi, e invece hai sempre, i playoff sotto questo punto di vista sono
considerato un po' come gli esami di riparazione, esatto. No? Perché poi alla fine sì, la griglia è importante, ma poi dipende come si affrontano quelle partite, qualcuno magari può pagare l'emozione, la condizione, l'infortunio del momento. Invece questa è una classifica che si costruisce da lontano in maniera definitiva. Adesso, Matteo, secondo me sono aperte un po' tutte quelle che sono le sensazioni dei singoli, cioè adesso ognuno può dire la sua. Sì, però i playoff comunque si erano un po' cuciti addosso a tutto il movimento, quindi è un cambiamento, e come ogni cambiamento è aperto ad ogni tipo di giudizio, anche prematuro. La verità è che poi alla fine, come al solito, i conti si fanno alla fine, perché io credo che questo sia un campionato equilibrato con sorpassi e controsorpassi, che potrà rendere avvincente un lunghissimo percorso sulle 30 partite un campionato come quello di massima serie del campionato italiano. Indubbiamente. Piccolissima novità, cerco di rubare dalle interviste che ci hanno messo a disposizione le società del campionato di Serie A Beretta due brevi passaggi, uno di Mario Sporcic, l'altro di Davide Colecci, allenatori del Bolzano e del Cassano Magnago. Li inseriamo nel podcast e poi ne parliamo insieme, ascoltiamo. Ci penso io, Gigi, poi non ti preoccupare. E allora, Gigi, Bolzano vince 29-23 contro Cingoli, Cassano batte l'Albatro 26-17, due prove di maturità contro due squadre neopromosse, quindi insomma entrambe in casa hanno vinto, Cassano e Bolzano ci potevano stare. Intanto ti chiedo il Bolzano di Sporcic, una squadra che ha cambiato tantissimo, però poi non riesci mai a non immaginare Bolzano nelle zone alte della classifica. Allora, intanto guardiamo le panchine. Bolzano Cingoli, due neo e giovanissimi allenatori, Palazzi sulla panchina del Cingoli e Mario Sporcic in campo e sulla panchina del Bolzano. Un Cingoli che ha ben figurato, a testa alta, anche in funzione del punteggio, è stato sempre attaccato alla partita, e il Bolzano ha faticato forse più del previsto a portare a casa questo risultato. Forse la storia è stata un po' diversa in quella di Cassano, dove il vantaggio è stato più cospicuo, costruito sin dalla prima frazione di gioco, e quindi Cassano ha faticato meno per superare l'Albatro Siracusa, che ha una squadra nuova, ricca di nuovi innesti, e sicuramente avrà bisogno di un po' di tempo per rodarsi e per trovare la giusta quadra. Certo, segnalavamo nella scorsa puntata di Handball Mania, il magazine della federazione, un dato che poi ho verificato con ancora maggior precisione: 134-135, adesso non ricordo esattamente, operazioni di mercato. Sì. C'è stato tempo, tanto tempo per pensare, diciamo. Questa osservazione l'abbiamo sempre sottolineata, l'abbiamo sempre rimarcata in grassetto durante tutto il lockdown, e siamo arrivati anche ad una conclusione, cioè che tutta questa chiusura ha consentito a allenatori, società, tecnici di potersi concentrare sulle operazioni di mercato di questo campionato, quindi che oramai è stato già inaugurato sabato scorso. Questo alla luce del fatto che non c'erano altri impegni, quindi l'unica cosa che si poteva fare da casa è fanta palla a mano, immaginare le squadre, che poi in realtà ha portato tutti questi stravolgimenti e cambiamenti di maglie, casacche, città. Ed è uno dei dati, sicuramente numerici, come dicevi tu, 134-135 spostamenti, credo che sia uno dei dati più degli esodi maggiori degli ultimi anni, probabilmente della storia della pallamano italiana, e tutto questo secondo me produrrà tantissima, tantissima qualità e tantissima competitività. Non ho allargato il conteggio anche alla Serie A 2, perché sennò avrei dovuto metterti pure dentro anche tu in questa certo, ognuno, anche io sono, dovevo arrivare a questo prima o poi, non potevo evitarlo. Come il tuo solito da dietro. Sì, anche per me c'è questa nuova esperienza, anche questa mia nuova esperienza è stata figlia dei rapporti tessuti durante il lockdown, e quindi
è stata data l'opportunità di partecipare a questo nuovo progetto da Pallamano Lanzara e io con piacere, con orgoglio e con un rinnovato entusiasmo mi sono prestato a mettere a disposizione, diciamo, la mia esperienza per una giovane società molto ambiziosa. Pari, che è ancora la cosa che ti riesce a fare meglio insieme a fare le telecronache. Sì, quest'anno è per colpa delle telecronache, tantissime persone mi hanno detto: ma come ti sei rimesso a giocare? Ma in realtà non ho mai smesso. Però molti avevano associato la mia figura, spesso e volentieri nei palazzetti, giacca e cravatta accanto a te, al fatto che avessi smesso di giocare. In realtà durante la settimana mi sono sempre allenato e ho sempre giocato a Teramo in A2 con i Lions, in maniera totale e totalizzante, quindi volevo rassicurare tutti quelli che non hai mai smesso, oramai. Esatto, ancora non riesco a smettere, questo è il dato, ecco. Senti, torniamo un gradino più su, torniamo al campionato di Serie A Beretta maschile. Conversano e Fondi, intanto ha vinto Conversano 32-27, non senza fatica, nel senso che la partita è stata in bilico fino per tre quarti, diciamo. Poi a un certo punto un po' di Giandomenico, un po' Radovcic hanno deciso che la partita andava indirizzata in maniera chiara. Questa partita a parte, Conversano ha cambiato tantissimo e anche Fondi che ha cambiato e forse ancor più in ritardo rispetto a Conversano, perché Fondi praticamente una volta ufficializzata l'iscrizione, credo sia stata l'ultima delle squadre ad ufficializzare l'iscrizione al campionato di Serie A, poi si è messa a costruire la squadra, quindi De Santis ha ancora probabilmente del lavoro da fare e non credo si aspettasse i due punti a Conversano, ecco, forse non sono quelli i punti di cui Fondi avrà bisogno in questo campionato, non so se sei d'accordo. Probabilmente non si... Allora io penso che ogni allenatore suo sa quali sono i dati e i pesi delle squadre che scendono in campo. Fermo restando che se prendeva i due punti se li portava a casa, ci mancherebbe. Certo, appunto, perché tu non sai mai quello che trovi durante la partita. Magari trovi un Conversano o di una squadra qualsiasi, adesso stiamo parlando di Conversano Fondi, ma in realtà questo vale per ogni partita, puoi trovare una squadra in giornata no, e magari tu sei in giornata di grazia e quindi ringrazi la tua bendata, ma questo fa parte del gioco, quindi non credo che ci siano allenatori che in cuor loro disdegnino la vittoria o che pensino assolutamente a priori che non si possa vincere, anzi tutt'altro, questo vale sia per i giocatori che per gli allenatori ovviamente. Un Fondi spavaldo, per tornare alla partita, sicuramente spavaldo, che ha dato filo da torcere ad un Conversano che oggettivamente con tutti è una corazzata, è una squadra costruita per arrivare lontano e che quindi come con questi nuovi innesti sicuramente avrà bisogno del tempo per trovare i giusti equilibri, i giusti automatismi, per esprimere al meglio le proprie potenzialità che sono altissime. Un dato che sia Nelson da parte Conversano che Vulic da parte del Fondi hanno risposto presente. Chi sono? Sono le due bocche da fuoco. Uno già conosciuto dal campione italiano l'anno scorso in Forza Siena, che è Nelson, 9 gol, e l'altro 11, il miglior realizzatore della partita, che sicuramente nell'economia del bottino del Fondi è stato quello più pesante, ecco, quello che ha portato più legno in cascina. Certo che continuando a guardare un po' l'elenco delle squadre, adesso chiaramente potrà succedere di tutto e vedremo che cosa accadrà, la stagione, l'abbiamo detto, è lunghissima, però pronostici alla mano, no? Te le leggo: Cassano Magnago, Bolzano, sto solo scorrendo l'elenco delle partite, di quelle squadre che hanno vinto o hanno fatto punti: Cassano Magnago, Bolzano, Sassari, Conversano, Siena, Bressanone, Pressano, abbiamo detto di Trieste pure che ha fatto punti, e però lo scudetto lo vince una sola, ma sono tante le squadre attrezzate che sulla carta, che negli anni scorsi sono arrivate ai playoff, che hanno giocato le finali, che hanno vinto gli scudetti, però quest'anno davvero vince una soltanto, è molto entusiasmante come campionato. Sì, ma quest'anno come tutti gli anni vince una soltanto, perché poi alla fine lo scudetto... Però non ci sono i playoff. Come? Non vanno in otto ai playoff, quest'anno, certo, certo, quest'anno vince... Playoff, ma tutte quante, sì, certo, è una sorta di playoff continuo, o meglio, io credo che non ci sono più i playoff intesi come possibilità di ribaltare. Ogni partita è partita secca, partita vera, e tutti sanno che i punti
sono molto più pesanti probabilmente in un campionato senza playoff che in un campionato con i playoff. Quindi punti che partono già da settembre. Ogni partita può essere fondamentale, ogni punticino può essere importantissimo per arrivare il più in alto possibile. Vedremo adesso le squadre nuove, ci sono, ripeto, tanti innesti, mi aspetto tante sorprese. Ricordiamoci lo scorso anno, su tutti l'abbiamo più volte citata, la sorpresa Sassari, che era partita così così e poi è esplosa fino ad arrivare tra le prime quattro. Insomma, quindi è stata in assoluto la rivelazione del campionato, alla luce di una campagna acquisti sontuosa. Ai nastri di partenza oggettivamente un po' si è presentata con le polveri bagnate, ma questo non vuol dire niente perché è solo la prima partita. Ricordiamo l'anno scorso anche il Bolzano, che era partito in sordina nelle prime 8-9 partite, collezionando tantissime sconfitte, magari di misura, e spesso e volentieri avevamo analizzato il dato anche in trasferta, ok, negli scontri diretti. Poi nella seconda parte quegli scontri diretti ce l'hai in casa e chiaramente ribalti il risultato e ti trovi ai vertici, a ribaltare anche quelle che erano le sensazioni, e durante il percorso ti bello, come dire, fai man bassa anche di Supercoppa e di Coppa Italia. Quindi insomma, ne vedremo delle belle. Adesso credo che sia assolutamente prematuro, sì, quasi sì. Sciocco. Adesso siamo noi che stiamo facendo fanta palla a mano. Siamo noi che stiamo facendo fanta palla a mano adesso. Ma sì, sì, certo, ci divertiamo insomma un po' a parlarci addosso, ci divertiamo a fare quelle che sono le considerazioni sulla base di dati oggettivamente molto molto scarni, però ecco, tanto per fare il punto della situazione. Sabato prende il via anche il campionato di Serie A Beretta al femminile, con il trio formato da Salerno, Bressanone e Oderzo, che aveva dominato la porzione di stagione scorsa. Ci metto dentro anche il Cassano Magnago, perché è arrivato fino alla finale di Coppa Italia. Ci sono anche delle squadre, a parte le varie conferme, Mestrino per esempio, che giocherà la European Cup, giocherà le coppe europee. Ci sono le neopromosse Malo, Cingoli, c'è anche Erice, poi ci sono Ariosto, Ferrara, Leno, Nuoro. Insomma, sicuramente... aggiungo Pontinia, pardon, che avevo dimenticato, ecco, Pontinia, Erice, sono squadre neopromosse, tutte si sono mosse sul mercato anche qua. Sì, anche qui è valsa la stessa regola, le stesse osservazioni che valgono per la maschile, cioè tanto tempo per poter fare una campagna acquisti e per fare operazioni di mercato che poi sono atte a fare in modo che il campionato diventi ancora più vincente, spettacolare, e che il livello tecnico si alzi ulteriormente, oltre che la competitività e l'aspetto agonistico. Però e soprattutto anche squadre, ad esempio, pensavo mentre stavi parlando e mentre si rifletteva anche sulla qualità degli acquisti, anche Bressanone ad esempio, che già l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, dove ha pagato la panchina corta, dove ha pagato probabilmente anche, è stato spremuto Ciutura, perché era un giocatore che per molti era quasi finito, invece si è presentato e ha risposto presente a tutte le partite, è un giocatore quasi da 60 minuti, allenatore, giocatore che ha spostato spesso e volentieri gli equilibri delle partite. E quest'anno prendono Amato, che quindi può dare fiato, che completa la batteria dei terzini, e in porta arriva un certo Valerio San Paolo, quindi puntella ulteriormente, aumenta ulteriormente la caratura della squadra piscinese. Insomma, voglio dire, di osservazioni ce ne sono tantissime da fare e non basterebbe una puntata. Adesso abbiamo toccato qualche squadra, ci divertiremo sicuramente in seguito ad approfondire tutti i segnali che settimanalmente il campionato ci darà, sia nel maschile che nel femminile. Con gli ospiti anche, perché altrimenti poi ci si stanca ad ascoltare solo noi. Eh sì, ci facciamo dare la mano, quindi ci facciamo dare una mano, e soprattutto torneremo a condividere con chi avrà il piacere di farlo queste nostre chiacchierate pallamanistiche. Siamo su Spotify, siamo su Facebook, siamo su YouTube, siamo dappertutto. Se volete, c'è sempre modo per ascoltare Handball Talk. Gigi, grazie per questa riapertura di stagione e torneremo a partire dalla settimana prossima. Matteo, un abbraccio.
abbraccio, grazie ancora per la possibilità che mi dai di affiancarti e di poter parlare di pallamano, e un saluto a tutti. Sempre un piacere, grazie mille, naturalmente, buona pallamano a tutti, questo è Handball Talk, ciao! Il tiro è un gol pazzesco in una rete incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro! Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!